Ricordare che un precetto, cioè un obbligo, certo non basta, premette il Papa. Chi non ci va, ovvero larghe maggioranze un po' ovunque di battezzati, in genere obietta che la messa domenica non serve. L'importante è vivere bene e amare il prossimo. Lo dice pure Gesù nel Vangelo. La qualità della vita cristiana, commenta oggi Francesco, si misura dalla capacità di amare. E non lascia intendere quindi con altre statistiche. Ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l'energia necessaria per farlo, una domenica dopo l'altra, alla fonte inesauribile dell'Eucaristia? Udienza generale in Aula Nervi con catechesi del ciclo appena iniziato sulla messa, appunto. Ma perché andarci, anzitutto? La risposta del Papa ribalta in sostanza la solita prospettiva. Non andiamo a messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Semmai, quindi, è un privilegio, dato che ci sono comunità dove neppure può essere celebrata. Altre, invece, hanno proprio smarrito il senso cristiano della domenica, che è anche festa e riposo del corpo e dell'anima. Altrimenti il presente è stanchezza anziché fiducia, il futuro paura anziché speranza. In definitiva, secondo Francesco, è come il sole o l'acqua per una pianta. Ogni cristiano ha bisogno dell'Eucaristia domenicale per vivere realmente. Signore, benedica tutti.